Rientriamo in studio e parliamo del corso base di primo soccorso per aspiranti volontari messo in campo dall'assistenza pubblica volontaria Borgo Taro Albareto. 4 lezioni in tutto. Siamo andati alla lezione finale per tirare un po' con il presidente Mirko Carretta le somme di questo ennesimo corso. Sono stati parecchi i giovani che hanno partecipato al corso base di primo soccorso organizzato dall'assistenza pubblica volontaria Borgo Taro Albareto. 4 lezioni in tutto, aperte alla popolazione, per spiegare le prime nozioni a chi vuole dedicare un po' del proprio tempo libero al mondo del volontariato, impegnandosi a divenire un milite della pubblica che è sempre alla ricerca di nuova linfa e di nuove forze. Noi ormai abbiamo fatto un percorso formativo che dura tutto l'anno. Il primo avvicinamento alla pubblica è fatto da queste 4 serate. Infatti è un corso fatto per la popolazione, quindi con le nozioni di base di primo soccorso, proprio per permettere alle persone che non conoscono il nostro mondo di potersi avvicinare. Nel corso dell'anno poi viene fatto un altro corso di formazione specifico per quanto riguarda l'addestramento sui mezzi d'emergenza e quant'altro, sempre una volta si abbia deciso di frequentare l'associazione, quindi questo tipo di volontariato. C'erano molti ragazzi giovani, non era un gran numero di corsisti, ma perché abbiamo fatto un corso, chiamiamolo anche un po' di corsa, nel senso che l'abbiamo organizzato nelle ultime 2 settimane, anche perché sta cambiando il percorso formativo ANPAS regionale e quindi il prossimo sarà più dettagliato, pensiamo di poterlo fare addirittura in paese, neanche più in sede. Questo è un corso per noi importante perché, come dicevo, avvicina i ragazzi giovani, non solo i giovani, perché abbiamo anche alcuni pensionati, alcune persone che in questo momento magari purtroppo hanno difficoltà di lavoro, però impegnano il loro lavoro, il loro tempo nel sociale, e questo penso che sia una bella opera. Un'ora di ascolto e di discussione sulla grande figura del musicista Miles Davis. Questa è l'ultima idea della Biblioteca Manara di Borgo Taro, che propone per domani, sabato alle 16:30, un incontro di grande interesse per tutti gli appassionati della musica jazz, ma anche per chi vuole essere guidato alla scoperta di questo particolare genere musicale. King of Blue è il titolo dell'incontro, che vedrà alternate parti di ascolto delle intramontabili note di Davis a parte di narrazione e analisi di questo capolavoro del jazz proposto da Ugo Vietti. E ora addentriamoci nell'edizione 2012 di Vinitaly con un occhio particolare agli stand della Liguria. Si è svolta dal 25 al 28 marzo 2012 la 46esima edizione di Vinitaly, il Salone Internazionale del Vino e dei Distillati. Una manifestazione dai grandi numeri, 95.000 metri quadri di esposizione, 12 padiglioni occupati e 4.321 espositori, il 4% in più rispetto al 2011. Grande successo di pubblico con oltre 140.000 visitatori da 120 paesi del mondo. Il vino italiano piace nel mondo, lo dimostrano i dati del 2011, dove il vino italiano è stato venduto per il 12% in più rispetto al 2010 in termini di valore e il 9% in più di quantità, il che vuol dire che mandiamo all'estero i nostri vini con sempre maggiore valore aggiunto per la soddisfazione delle aziende italiane, che proprio qui a Verona, in occasione di Vinitaly, trovano il loro palcoscenico più importante. Vinitaly, secondo Assenology, è l'evento espositivo per quanto riguarda il settore vitivinicolo più importante al mondo. La Liguria raccoglie nello stand della regione tutte le DOC da Ventimiglia a Ortonovo. In occasione di questo Vinitaly è stata presentata l'Enoteca regionale, una nuova realtà che è nata appositamente per promuovere il vino ligure. Ci troviamo nello stand della regione Liguria, dell'Enoteca regionale della Liguria, qui al Vinitaly. Stand che con l'Associazione Italiana Sommelier viene gestito per la promozione dei vini del nostro territorio. L'associazione, della quale io mi onoro di essere presidente, sta da diverso tempo operando sul territorio regionale per promuovere le eccellenze che ben conosciamo e ben sappiamo oggi essere prodotte in Liguria. La comunicazione è il nostro, diciamo così, imperativo, una comunicazione migliore, una comunicazione che possa traguardare i confini e regionali e nazionali. Siamo qui a Vinitaly per presentare innanzitutto l'Enoteca regionale, di cui presenteremo anche il logo, che sarà il nostro ente unificante della produzione vitivinicola della Liguria, da Dolce Acqua a Sarzana. Ricordo anche che partecipiamo e compartecipiamo a Vini da Mare di Camogli e Liguria da Bere di La Spezia, solo per fare 2 esempi, proprio tesi sempre a promuovere il nostro vino per far sì che si dia reddito
alle imprese e in qualche maniera si venda insieme al prodotto anche il nostro territorio e il nostro clima al fine di aumentare la nostra accoglienza. Da poco è entrata a far parte delle DOC Liguri l'antico vitigno del Moscatello di Taggia, recuperato con un lungo lavoro di ricerca. Il Vinitaly 2012 è un appuntamento importante per il Moscatello, perché appena novembre è passata la riforma della DOC Riviera dei Fiori, Riviera Ligure di Ponente, e nella Riviera dei Fiori è stata inserita la sottozona Taggia. Taggia con il tipologie Moscato o Moscatello, quindi dall'anno prossimo, dalla prossima vendemmia, possiamo vedere delle bottiglie con soprascritto finalmente Moscatello di Taggia. Un percorso che nel 2012 compie proprio 10 anni di ricerca con l'Università di Torino, il CNR di Grugliasco, la Regione Liguria impegnata anche lei nel progetto e molti personaggi del mondo del vino. 8-9 produttori impianteranno questo Moscatello di Taggia e nei prossimi anni lo vedremo finalmente in bottiglia e potremo assaggiarlo in maniera più importante, cioè sarà un vino per tutti e vi aspettiamo per poterlo assaggiare insieme a noi. Ma un pezzo di Liguria lo abbiamo trovato anche all'interno del ristorante Solgoloso, gestito dall'Accademia delle 5T di Guido Stecchi, dove lo chef David Macchioni del Lago delle Lame si è esibito con le sue performance culinarie. Siamo al Solgoloso, il ristorante della Fiera di Verona, all'interno del padiglione Sol Agri-Food Club della grande manifestazione del Vinitaly. Tra i protagonisti c'è David Macchioni, che è il coordinatore della cucina, si esibisce direttamente come chef responsabile in una delle giornate, che sarà quella dedicata agli Appennini. Cosa hai trovato di particolarmente interessante e nuovo tra le cose che hai fatto finora? Quello che abbiamo fatto oggi è stato abbastanza stimolante culinariamente parlando, aver messo anche il gusto della ciliegia abbinato con un formaggio. Abbiamo fatto anche degli abbinamenti alle volte azzardati, ma realmente azzardati col pensiero, poi sul palato erano molto, molto interessanti. Vinitaly anche quest'anno ha dimostrato di essere una vetrina importantissima sul mondo, non solo per il vino ma anche per i suoi abbinamenti coi cibi e i prodotti di eccellenza del nostro territorio. E parliamo anche di karate, perché si è svolto con grande successo anche quest'anno il trofeo di karate Valceno, disputato presso la palestra comunale di Bardi, giunto alla 13ª edizione. Sono stati oltre 250 gli atleti provenienti dalle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena e Bologna che hanno partecipato alla 13ª edizione del trofeo di karate Valceno, disputato presso la palestra comunale di Bardi. La manifestazione di carattere promozionale si è articolata su due momenti. Nella mattinata hanno avuto luogo le gare di kumite per maschi e femmine delle categorie esordienti A ed esordienti B, nati negli anni 1997, 98, 99 e 2000, mentre al pomeriggio si è svolta la combinata gioco sport per i bambini delle scuole materne ed elementari. Le premiazioni sono state effettuate dal presidente regionale della Federazione Karate, Carlo Francesco Tombolini, dal sindaco di Bardi, Giuseppe Conti, nonché dagli assessori comunali Pascal Marenghi e Franco Gandolfini. Sul podio si sono alternati atleti di tutte le società partecipanti, a testimonianza dell'omogeneità tecnica esistente a livello regionale. Il Karate Club Valceno, organizzatore dell'evento, desidera ringraziare gli ufficiali di gara regionali che hanno diretto la manifestazione, gli sponsor che ne hanno reso possibile lo svolgimento, nonché i tecnici e i genitori delle numerose società partecipanti, ai quali porge un sentito arrivederci al prossimo anno. Il meteo per domani, sabato 31 marzo, cielo prevalentemente sereno per tutta la giornata, le temperature minime in flessione valori tra 7 e 13 gradi, le massime ancora stazionarie, sempre sopra la media tra 17 e 26 gradi, venti deboli variabili. I programmi di RTA di questa sera, intorno alle 20.45, 80 Nostalgia, segue Epoca, Che Storia e poi al termine il nostro TG. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, torniamo domani, arrivederci.